Ancora da lavorare, bisogna migliorare ancora tante cose e quindi ben vengano tutte queste partite. Anche oggi ho cercato di dare un minutaggio abbastanza importante facendo quattro tempi da mezz'ora, quindi dando la possibilità a tutti di fare almeno un'ora di gara, perché ti può allenare bene quanto vuoi, ma solo la gara dà il ritmo partita, quindi oggi è stato un buon test contro un'ottima primavera che ci ha impensierito, perché hanno corso molto, determinati, quindi soddisfatto soprattutto perché il sintetico comunque è un campo particolare. Andremo a giocare 5 gare su campi sintetici, quindi ci permette anche di migliorare alcuni aspetti che il campo in erba non andremo ad affrontare. Adesso stiamo anche caricando un po' di più proprio perché abbiamo 2 settimane davanti, quindi si vede che ancora l'azione non è molto continua. Alterniamo momenti di aggressività, momenti dove abbiamo più bisogno di respirare, di recuperare, quindi sicuramente non è facile avere 3 settimane davanti senza impegni ufficiali, quindi stiamo cercando di migliorare dei piccoli aspetti, ma dalla settimana prossima sicuramente cercheremo di velocizzare sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto degli ottimi test dal Real Saragozza all'Ajaccio, all'Entella, al Trapani, all'Amburgo, quindi abbiamo avuto test importanti rispetto a tante altre squadre che hanno avuto impegni molto più soft, quindi è normale, c'è da gestire queste 3 settimane. Però non è adesso il livello delle avversarie che andremo ad affrontare. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, sappiamo cosa andiamo incontro, cosa ci aspetta, e bisogna adesso solo, ripeto, migliorare sulla brillantezza e sulla velocità, che è quello che ci manca un po' di più. Il livello di preparazione delle squadre in questo periodo sia lo stesso, ci possono essere dei piccoli margini da una parte e dall'altra, ma credo che abbiamo fatto finora un buon lavoro. Ripeto, siamo neanche un mese e mezzo dall'inizio della preparazione, quindi il top della condizione di solito si acquisisce sempre dopo le prime 3-4 partite di campionato, quindi, però siamo, ripeto, a un buon punto, l'abbiamo dimostrato comunque in Coppa Italia, ed è normale che adesso dobbiamo essere bravi in questi 15 e passa giorni ad arrivare nelle migliori condizioni possibili al primo appuntamento importante. No, mi aspetto che metta a disposizione le sue caratteristiche, le sue qualità, e naturalmente un giovane interessante che viene a darci sicuramente una mano, avendo caratteristiche che in squadra non abbiamo, e quindi naturalmente avrà tempo e modo di migliorare la condizione, ma soprattutto di capire quello che io voglio, anche perché questa settimana abbiamo lavorato poco sotto questo aspetto, quindi la settimana prossima ci saranno dei lavori particolari proprio per facilitare anche chi è appena arrivato di entrare subito nei meccanismi. Poi abbiamo 6-7 nazionali, quindi c'è da preoccuparsi di certi aspetti, essere naturalmente orgogliosi di avere tanti giovani interessanti, però nello stesso tempo un aspetto che credo non vada sottovalutato: c'è una lega che fa i calendari delle nazionali per quanto riguarda il campionato di Serie A, dimenticando che tanti giocatori vengono pescati dalla Serie B e noi rischiamo di perdere in ogni convocazione 7-8 giocatori, perché abbiamo anche Kranić, abbiamo Teio, oltre ai soliti noti, e potrebbe aggiungersi anche Dejola, quindi diventa dura. 8 giocatori diventa veramente dura, perché però questo è lo scenario che potremmo trovarci ad affrontare. Siamo contenti, noi in questa situazione ci mettiamo sempre a disposizione della prima squadra. Ci hanno chiesto di giocare questa partita, cerchiamo di renderla, come chiede mister Rastelli, cerchiamo di renderla più veritiera possibile. Quindi è chiaro che i ragazzi provano sempre a dare il massimo, per loro è una vetrina, un palcoscenico importante. Quindi, anzi, a volte bisogna un po' frenarli, perché alla fine
vogliamo, vorremmo mai si facesse male qualcuno, insomma. Stiamo provando tante cose. Io sinceramente dei risultati fanno piacere perché è sempre più bello vincere piuttosto che perdere, come direbbe così la palisse. Non mi interessano le prestazioni, stiamo in alcune partite dove comunque abbiamo avuto un risultato positivo non sono stato contento della prestazione, quindi non è il risultato che guardo, siamo un cantiere aperto, stiamo lavorando, abbiamo tanti ragazzi, stiamo definendo in questo momento una rosa e delle gerarchie, quindi piano piano stiamo diventando squadra, abbiamo ancora circa 3 settimane di lavoro, quindi siamo contenti, siamo assolutamente in linea con quello che speravamo fosse il nostro percorso. Avremo più pubblico, siamo contentissimi. La nostra casa è la Sardegna, quindi se riuscissimo ad avere in questo modo, ad avere più persone che seguono la primavera, noi siamo contentissimi. Una tipologia di giocatore che non avevamo comunque, arriva con tutte le migliori referenze. L'abbiamo seguito, abbiamo chiesto informazioni, l'abbiamo visto giocare. È un giocatore senz'altro di livello e ripeto, una tipologia di giocatore che non avevamo in rosa, quindi non potrà che darci una mano di sicuro. Ci sono investimenti di tecnici, investimenti di direttori, investimenti di strutture. Quello di oggi è un investimento importantissimo che ha fatto la società nei confronti del settore giovanile. La primavera si avvicinerà sempre di più alla prima squadra. Proprio per volere del club, ci alleneremo nel campo accanto, saremo sempre a contatto con la prima squadra, cosa che è questo proprio per volere della società, del presidente, del direttore sportivo e dell'allenatore della prima squadra, quindi credo che sia per noi e per i ragazzi un'opportunità straordinaria. Sappiamo benissimo che il nostro obiettivo è costruire giocatori che possono un giorno fare i calciatori professionisti, quindi possibilmente giocare nel Cagliari o comunque fare questo di mestiere. Quindi diciamo che il risultato non è il nostro primo obiettivo, lo è perché nessuno gioca mai per perdere, si gioca sempre per vincere, però il nostro obiettivo è fare crescere dei calciatori, quindi devono imparare a giocare a costo di sbagliare, se si sbaglia giocando fa niente.